Tarabacli è un libro di racconti di Bruno Damini per l'editore Casadei Libri. In dialetto parmigiano, Tarabacli sta per trabiccoli, macchine stravaganti, robe vecchie, carabattole. Ma è anche un appellativo affettuoso rivolto ai bambini, un po' come in Romagna, tabac o bordel. Tarabacli ha un suono a orologeria nella lingua dei ricordi infantili dell'autore. Cos'è che tiene insieme, in questi brevi racconti, oggetti che apparentemente nulla hanno in comune? Le loro vicende di abbandoni e ritrovamenti occasionali nelle eccentriche raccolte di rigattieri di tutto il mondo, ma soprattutto la segreta facoltà di originare storie che hanno voci diverse. Così accade che un casco da parrucchiera dall'aria futuribile prenda posto sul razzo intergalattico di Flash Gordon, che una piramide di radio a valvole diffonda melodie di donne ammagliatrici, una valigia in cuoio testimoni del riscatto dalla miseria di un vecchio emigrante in Sud America. Le case, che non vale la pena ricordare, richiamate nel sottotitolo, sono quelle che queste cose hanno ripopolato ad ogni nuovo trasloco di Bruno Damini per confondere i ricordi delle vite precedenti. Le illustrazioni originali di Gaia Bernasconi sono ex voto animisti che mettono a nudo tratti essenziali dei racconti. Bruno Damini è parmigiano, bolognese d'adozione, amante della cucina praticata, predilige frequentare i ristoranti dalla parte delle cucine. Considera il buon cibo e il convivio come sublimazioni dell'arte di comunicare. Da quando ha fatto il baciamano a Jean Moreau, ha ricordi sfocati di tutto il resto. Ha il privilegio di poter osservare il mondo attraverso gli occhi di sua figlia.